oggi è San Valentino e ho deciso di fare un piccolo vlog. E dato che è San Valentino, io sto con... Ciao amore. Ciao. Basta. Oggi mi sentivo molto duo crom e ho fatto questo trucco interamente con la duo crom di neve. Ho usato... vediamo se riesco a farvelo vedere. Oh, eccolo. Ho usato polline, mela stricata e veleno. Bello. E sulle labbra il rossetto di Wycon che mi ha regalato il mio amore. Non guardare questo foggio. E che magari vi lascio la foto qui. Qui. E abbiamo appena fatto colazione, ora andiamo a fare qualche giretto. E in programma c'è Kiko, perché volevo prendere la palette, quella componibile da 24, se la trovo giustamente. Se non la trovo gireremo tutti i Kiko di Roma, lo sai? Disastro! Perché insomma ieri avevo messo un attimino a vedere gli ombretti mono che ho, dovrebbero starci più o meno tutti. E quindi, cioè, se la trovo probabilmente oggi pomeriggio vi faremo vedere anche il depottamento. E poi vorrei andare da Tiger perché ho provato con l'organizer da bagno a metterci le palette dentro ed è una bomba, quindi penso che lo prenderò. E da Tiger dobbiamo andare. Ah, e poi volevo vedere uno stand Essence, perché in questo weekend c'è il cambio dei nuovi prodotti con i vecchi. Dei nuovi poco mi interessano sinceramente, comunque ho tempo per vederli. I vecchi invece vanno tutti quanti sconto, tipo €1,19, così a €1,19 o €1,99. E quindi vorrei comprare qualche cosina. Ci vediamo dopo, vi portiamo un po' in giro con noi. Ciao. Eccoci qui, mi hanno fatto tipo camminare per 2 ore, sono stanca morta. E abbiamo fatto un bel po' di shopping. Abbiamo fatto un bel po' di shopping da Tiger, dove il mio cameraman ha fatto anche un vlog. Guardate se muore. E abbiamo comprato un pochino di cosine, mi sa che arriverà un video haul. E siamo stati da Kiko e ho trovato la palette. Ah, siamo stati da Mesauda e ho preso uno smalto e un rossetto che era in super offerta, che magari vi mostrerò sempre o in un video haul se viene corto questo vlog. Boh, vedrò. Sembra tipo, guarda quanto sono pallida con la luce, sembra un fantasma. Mamma. E ora stiamo andando in un altro centro commerciale.
A dopo. Ciao. Ciao ragazze, sono appena tornata dai giretti e volevo farvi vedere cosa avevo comprato. Cerco comunque di non dilungarmi troppo perché lo vorrei inserire all'interno del vlog. Se non lo vedete all'interno del vlog, vorrà dire che l'ho messo come video a parte. Come vi dicevo, ci sono degli intrusi in questo video perché non mi lasciano in pace. E iniziamo da Mesauda. Allora, e come vi dicevo, da Mesauda ho preso questo rossetto e che è il numero 108 di Scodenza. Mi scuso per la luce, ma sto proprio davanti alla finestra perché insomma, come vedete, è un po' improvvisata anche la location. Ed è questo bellissimo colore. È davvero molto molto carino. Ve lo faccio vedere. Ed è questo rosa fucsia. Sembra più violaceo della videocamera, ma in realtà è proprio un rosa fucsia. Davvero molto molto bello e molto cremoso, ha un finish un po' lucidino come, cioè, quelli che piacciono a me di più. Qui era in offerta, se non ricordo male, a 2,90 euro. Visto che sento sempre parlare benissimo dei rossetti Mesauda, ho voluto provarlo. Poi tra l'altro il packaging è davvero carino, molto serio insomma. E poi, visto che sento parlare sempre bene anche degli smalti, ho voluto provare anche uno smaltino. Questo qui è il numero 69. Non so se lo vedete. Ed è un color glicine. È davvero molto molto carino. Eccolo qui. Ed è di quegli smalti ad effetto gel. E questo qui, se non ricordo male, veniva 1,90 euro, 2,90 euro, una cosa del genere. Quindi sono super curiosa di provarli. Poi, come vi ho detto, sono stata da Kiko e ho preso questa mega palettona. Vediamo se riesco. Che è questa qui. Packaging molto molto semplice, insomma, che contiene 24 ombretti. Ora probabilmente nel vlog vedrete anche il nostro depottamento. Magari vi faccio vedere anche solo per una cialdina come faccio. E poi qui sopra nel coperchio, visto che non c'è lo specchio, vorrei cercare in qualche modo di mettere i nomi degli ombretti. Non so ancora se, cioè, se riesco a mettere i bollini, quelli che stanno proprio dietro all'ombretto mono originale, oppure magari faccio qualcosa io a mano, scritto a mano. Però insomma, non voglio perdere i numeri degli ombretti, quello è il senso. E questa qui era in offerta a 6 euro. Inoltre da Kiko, per chi non lo sapesse, c'è anche l'offerta che se prendi tre cialdine hai in regalo la palette da 9 posti, se ne prendi 6 hai in regalo la palette da 24, questa qui appunto. Io non ho preso assolutamente ombretti perché cioè, la voglio proprio per riempire, per riempirla con gli ombretti che già ho. Passando alle cose da Tiger, come vi dicevo, ho preso un altro organizer da bagno. Questa volta io lo riprendo verde Tiffany, ma mamma, un altro uguale! E quindi l'ho preso color corallo, diciamo. Se sentite i rumori, è mamma che cucina. L'ho preso color corallo. E magari dopo vi farò vedere anche come rimane con tutte quante le palette all'interno. Poi, allora, abbiamo preso questo specchio che si chiama Makeup Mirror ed è uno di quegli specchi che ingrandiscono. Ovviamente così voi non capirete assolutamente nulla, ma vi giuro che secondo me tipo per fare le sopracciglia e ritoccare il make up, soprattutto magari tipo le righe d'eyeliner, cose di molto di precisione, cioè ha un ingrandimento pazzesco. Qui c'è scritto 10 per e questo qui viene 3 euro. Abbiamo preso poi questi elastici che io cercavo da una vita, tra l'altro, perché sono quelli che fa vedere sempre anche Clio nei video, perché sono degli elastici carini in cotone che anche se uno lo mette al polso, insomma, come vedete rimane molto carino rispetto agli elastici solidi in spugna e soprattutto non dovrebbero tirare i capelli e insomma dare fastidio. Non li trovavo mai da nessuna parte io questi e ho scelto questa fantasia qui, un po' più primaverile estive, perché comunque è difficile io che leggo i capelli. Se li leggo,
li leggo soprattutto magari in estate. E questi qui vengono 2 euro. Poi, e dato che oggi è San Valentino, abbiamo preso, perché eravamo proprio curiosi di capire come fosse, questo asciugamano compatto. Non mi chiedete cos'è, poi magari abbiamo fatto una piccola riunione di famiglia, abbiamo deciso che lo proveremo adesso con voi. Questo cuoricino qui, io non so nemmeno come aprirlo, sinceramente. Lo sto aprendo, ma non so che cosa sto facendo. Forse lo sto rompendo. Forse lo sto rompendo in diretta con voi. No, no, eccolo. Ti ricordo? Sembra tipo una pezzetta quella per pulire i piatti, eh. Comunque, vista così, è un po' una merdina. Ok, andiamo avanti. Poi, questo l'acquisto, secondo me, è più bello. Allora, magari li metto dritti. Questo paio di... Poi c'ho sempre pure carico il mio dietro. Questo paio di orecchini sono dei pendenti piccolini con 3 perline e 3 brillantini. E tra l'altro io questi ce l'avevo simili quando ero più piccola. Ed erano quelli lì che li potevi anche mettere qui. E sembrava tipo effetto ottico che avessi più buio all'orecchio. Ma non so se questi obiettivamente reggeranno messi così. Però sono molto molto carini anche in caso come pendenti. E questi qua vengono 3 euro. Come avevo detto nell'ultimo video di Tiger, ci sono tantissime spezie all'interno del negozio. Non ci siamo fermati al prezzemolo come l'altra volta, ma abbiamo voluto provare qualcosa di un po' più particolare, sperando che ci piaccia, ed è un sale alle erbe. Sono 120 grammi e questo qui, tra l'altro, l'altra volta vi avevo detto che era made in Germania, se non ricordo male, invece questo qua è in Danimarca. E all'interno c'è sale, prezzemolo, basilico, rosmarino, sedano, paprika, anice, semi di sedano, pepe, sciroppo di glucosio, olio vegetale e cipolla. Cioè, a me di tutte queste spezie me ne piaceranno se non metà. Però magari messe tutte insieme come condimento su una carne, non lo so, eravamo curiosi di provarlo. E questo qui viene 2 euro. E poi, per mettere dentro, insomma, questo sale, abbiamo preso il barattolino semplice, insomma, trasparente con il coperchietto in metallo. Questo fatto così. E questo qui veniva 1 euro. E niente, queste erano le cosine comprate. Ci vediamo dopo. Come promesso, ecco qui il risultato dell'organizer da bagno di Tiger come porta palette. E nel buco, diciamo grande, ci ho messo le 3 palette di neve, la Naked, la Paola P, la Iconic 3 e questa qui piccolina di Mistero Barocco di neve, che perché qui non entrava per davvero poco. Nelle taschine davanti c'è la Slick, ci sono le 2 Moi, qui all'interno ci sono 2 palettine Essence e qui di lato ci sono 3 palettine che sono una di Catrice e 2 di Essence, anche perché queste piccole le tenevo da un'altra parte, non le usavo praticamente mai e proprio perché era scomodo, ok? E qui nelle ultime 2 tasche le 2 palettine, queste qui che sono di Kiko, questa e questa, ed è davvero carino, insomma, di spazio ce n'è ancora molto.
noi stiamo andando a cena fuori. Tra l'altro ho fatto un record per prepararmi assurdo che non ne avete nemmeno idea. Che cazzo stai a dire? Ci ho messo meno di un'ora, ma stai scherzando? Per truccarmi, fai i capelli. Troppo tempo. Non scherziamo. Troppo non scherziamo, tempo. Date ragione a me. Io quanto ci ho messo? Ma che cazzo? Di quanto ci ho messo io ne parliamo. Tu sei già bello di tuo. Non dite cazzate. Comunque avevo fatto dei boccoli qua davanti ai capelli quando sono spariti. Per quanto riguarda l'outfit, ho messo questa magliettina di cotone viola, che è questa collana incorporata. E oddio, che figo, si vedono gli scintillini. E sopra il cardigan grigio perché fa freddino. E qui, e poi ho, non so se li vedete, dei leggings neri damascati. E niente, ora andiamo a mangiare. Ciao. Noi siamo appena tornati a casa da cena, siamo tipo per rotolare. Vi mandiamo un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!